Benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Apriamo con la politica perché è già partita la sfida per Palazzo Vecchio in vista del 2024, quando dovrà essere scelto il successore del sindaco Nardella. Le parole pronunciate da Renzi sabato durante la festa di Italia Viva proprio a Firenze sono state come benzina sul fuoco di un'alleanza tra PD e Italia Viva che si annuncia tutt'altro che semplice. E intanto lo stesso Renzi oggi ha annunciato la sua candidatura all'Europarlamento con la lista Il Centro correrà a Milano. Chi si aspettava un rientro dalle ferie col botto non sarà rimasto deluso. Politicamente parlando, con settembre parte uno degli autunno-inverno più caldi della storia recente, almeno per i territori. Tra 9 mesi oltre 180 comuni in Toscana andranno al voto e tra questi anche il capoluogo Firenze, dove vecchi rancori e ferite ancora aperte tornano a far male in vista delle elezioni. Ad accendere nuovamente la miccia ci ha pensato Matteo Renzi sabato sera, che dalla festa di Italia Viva ha accannonato l'amministrazione fiorentina per poi però aprire sull'ipotesi primarie. Il gancio destro e la pacca sulla spalla, tecnica ormai collaudata dall'ex rottamatore, che però sa bene che l'avversario di Italia Viva in città non sarà tanto il sindaco uscente quanto il futuro candidato. Ed è qui che probabilmente si può leggere tra le righe del suo intervento: quando c'eravamo noi nessuno è mai morto di freddo, ha detto senza mezzi termini, e quando c'erano loro, assessore al welfare era Stefania Saccardi, oggi vicepresidente in regione ma in pole position per candidarsi in città, forte di un bel consenso personale. E parallelamente la destinataria dell'attacco piuttosto diretto è chi oggi gestisce la stessa delega, Sara Funaro, che per l'appunto è uno dei nomi che più è circolato nelle scorse settimane per il dopo Nardella. Insomma, gettato il guanto di sfida, dal fronte PD si mantiene religioso e quasi stoico ormai silenzio. Questa mattina il sindaco Nardella è tornato invece ad attaccare il governo sulle forze di polizia che mancano in città, invitando i partiti di destra a firmare le richieste al ministro Piantedosi. Ha annunciato inoltre, rispondendo indirettamente anche a Renzi, che il progetto esecutivo del Franchi sarà pronto a giorni, e sul fronte politico si è detto disponibile per un'eventuale candidatura alle europee. Sul futuro della città invece ha ribadito che le primarie sono uno strumento utile soltanto se il partito non trova una sintesi. Ma il sindaco sa anche che di questi tempi è meglio avere coalizioni larghe e probabilmente un dialogo con Italia Viva andrà tentato. Sempre a meno che le avanze discrete della destra a Renzi in queste settimane non sortiscano qualche risultato. Sabato l'ex premier ha chiarito che il suo nome non apparirà mai accanto a un simbolo di centrodestra, ma parlando di liste civiche il discorso potrebbe cambiare. Anche qui messaggio chiaro e diretto proprio a quella parte politica. E chissà che non possa tornare in auge, per seguire questa strada, il nome di Ginevra Cerrina Feroni, baronessa, docente di diritto costituzionale alla Cesare Alfieri e in passato molto vicina alla candidatura, sostenuta soprattutto dalla Lega e Matteo Salvini. Insomma, c'è da fare e disfare e il tempo scorre. Anzi, a passare da "è presto" al "fuori tempo massimo" ci vuole un soffio e tante città importanti perse in questi anni dal centro-sinistra, Pisa, Pistoia, Siena per citarne alcune, dimostrano che è un monito da tenere sempre bene a mente. Di certo non ci sono dubbi su quale collocazione intende avere il nuovo brand Made in Renzi, lanciato oggi a Milano in vista delle elezioni europee del 2024, con il quale lui si candiderà all'Europarlamento. Il Centro, questa è la sigla della formazione che nasce dalle ceneri dell'accordo con Carlo Calenda. Del resto, i due ex colleghi di governo sono mesi che hanno preso strade separate e probabilmente sarà così anche a giugno prossimo. In ogni caso, fa sapere Renzi, non ho ostilità nei suoi confronti, ho una scommessa europea e non sto dentro al litigio quotidiano. La sfida europea di Renzi dunque parte dalla città della Madonnina, capoluogo di quella circoscrizione Lombardia in cui l'ex rottamatore farà la sua corsa. Abbiamo 9 mesi per mostrare il nostro percorso, il mio è un appello a tutti i dirigenti di Italia Viva a mettersi in gioco, ha detto oggi. C'è bisogno di dare una sveglia all'Europa, sennò si va tutti a casa. L'Unione Europea rischia di saltare, ha aggiunto, parlando poi della sua eventuale collocazione nell'arco delle forze parlamentari di Strasburgo. Scommetterei su una maggioranza tra il PPE e i socialisti senza Alternative for Deutschland, Vox o gli estremisti di sinistra. Insomma, l'obiettivo è posizionarsi laddove echeggia il nome stesso della formazione e fare da perno e collante per l'eventuale maggioranza antipopulista o sovranista. Non so come possa votare i sovranisti un lombardo che ha votato Forza Italia in passato e che crede in una visione europea, ha detto, ammiccando agli ormai ex berlusconiani e fornendo anche un elemento concreto. Non importa prendere il 41% per essere decisivi a questo giro, basta molto meno e possiamo farlo, ha aggiunto, sottolineando che non si tratta affatto di un addio a Italia Viva e che il congresso si terrà regolarmente.
E apriamo ora la pagina della cronaca, tornando ad occuparci della tragedia di Montemurlo, con il bambino di poco più di un anno e mezzo morto schiacciato da dei pannelli di cartongesso. Ebbene, la procura ha disposto tutta una serie di accertamenti proprio sullo stoccaggio di quei pannelli per capire cos'è che non ha funzionato. Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul bambino di un anno e mezzo morto in casa dopo essere stato investito da alcuni pannelli in cartongesso che erano stati appoggiati in una stanza in attesa dell'inizio dei lavori previsto per oggi. A 48 ore dalla tragedia avvenuta nella serata di sabato in un'abitazione in via Rubicone a Montemurlo, la procura non solo ha affidato l'incarico per l'esame autoptico, ma ha anche ordinato una serie di accertamenti che i tecnici del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL hanno già avviato. Accertamenti per verificare le condizioni di stoccaggio del cartongesso, una decina di pannelli pesantissimi, e del cantiere, perché di questo si tratta anche quando, come ha precisato la procura, i lavori vengono fatti in economia, vale a dire senza l'intervento di una ditta. Nessun nome è stato iscritto sul registro delle notizie di reato. Saranno i primi risultati degli accertamenti a stabilire un quadro più chiaro dell'accaduto e a introdurre elementi utili a valutare eventuali profili di responsabilità. La tragedia si è consumata in pochissimi minuti ed è stata la mamma del piccolo a dare l'allarme e a compiere le prime manovre di rianimazione. La donna, che lavora all'ospedale Santo Stefano, si è subito resa conto della gravità dell'incidente. Il bambino è stato trasportato prima all'ospedale di Prato e poi al pediatrico Meyer di Firenze, dove è morto per una emorragia cerebrale, ma sarà l'autopsia a dare conferma e a spiegare meglio. Insieme ai sanitari inviati dal 118 nella serata di sabato nella casa di via Rubicone, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno fatto un primo sopralluogo per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La notizia della morte del piccolo, secondo di due figli, ha sconvolto Montemurlo. Il comune e la Proloco hanno rinviato gli eventi in programma domani, a cominciare dalla manifestazione Bagnolo al chiaro di luna, spostata al 15 settembre. Ci sembrava doveroso esprimere il profondo cordoglio di tutta la comunità alle parole del sindaco Simone Calamai. Siamo certi che aver annullato gli eventi rappresenti il sentire di tutti di fronte a questa morte assurda. E si sono vissuti momenti di paura a Liana nella tarda mattinata di oggi per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda che produce bitume, e sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno dello stabilimento Rosi Leopoldo S.P.A., azienda che si occupa della produzione di conglomerati bituminosi nel comune di Agliana, in provincia di Pistoia. Una lunga colonna di fumo si è subito alzata in cielo ed è stata visibile nel raggio di alcune centinaia di metri. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia e di quello di Prato. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Allora, dalle 12.45 circa di oggi è scattato un allarme per un incendio all'interno dello stabilimento che produce bitume. Sono intervenute tre squadre del comando di Pistoia, una squadra in appoggio dal comando di Prato, per un totale di 4 mezzi e 13 unità. L'incendio che si è sviluppato all'interno dell'azienda ha interessato un macchinario che produce bitume addizionato da polimeri in gomma. Le squadre sono intervenute prontamente. Alle 13.35 circa l'incendio è stato messo sotto controllo e attualmente sono in attuazione le fasi di bonifica e raffreddamento per la verifica finale degli impianti. Fortunatamente la rapida estinzione degli incendi ha permesso anche il controllo dei fumi sprigionati dall'incendio. Siamo in contatto con il comune, non ci sono problemi di tipo ambientale. L'azienda ha provveduto al contenimento delle acque reflue dell'incendio per il successivo smaltimento. Nessun ferito, nessuna persona coinvolta? Fortunatamente nessuno degli operai presenti all'interno dell'azienda al momento dell'incidente è rimasto coinvolto, quindi confermiamo nessun ferito nell'evento. E ci occupiamo sempre della questione del Pecci. Dopo i licenziamenti annunciati la scorsa settimana dal CDA, stamani i lavoratori si sono riuniti in assemblea e poi hanno fatto un sit-in davanti al museo, indetto lo stato di agitazione. E intanto la regione ha convocato il CDA.
Non si risana il Pecci sulle spalle dei dipendenti, lo scrivono CGL e UIL su uno striscione al sit-in al termine dell'assemblea dei lavoratori che stamani all'unanimità ha decretato lo stato di agitazione per i licenziamenti in tronco notificati la scorsa settimana a due dipendenti senza il necessario percorso sindacale. Due le novità arrivate oggi: il CDA del Pecci ha contattato i sindacati per avere una data per mettersi seduti attorno a un tavolo, chiedendo solo che l'incontro venga effettuato dopo il 12 settembre. Ci sentiamo al tavolo perché l'abbiamo chiesto, perché il contratto nazionale ci dice che si fa la contrattazione e il confronto, ma senza il ritiro dei licenziamenti non ritireremo lo stato di agitazione e continueremo la lotta. La seconda novità riguarda un altro incontro. È stato convocato dalla Regione in qualità di socio pubblico insieme al Comune per il pomeriggio del 21 settembre ed è rivolto al CDA del Pecci e ai sindacati. Sindacati che hanno già chiesto di poter anticipare, mentre il presidente del CDA, Lorenzo Binismaghi, vorrebbe far slittare l'incontro al giorno dopo. Dobbiamo portare avanti questa battaglia di civiltà per tutta la società, perché se queste procedure non corrette vengono svolte in enti di questa importanza nazionale, regionale, ma per tutta la cittadinanza pratese, cosa può avvenire nel resto del privato? Si attende anche la data della Commissione contro le garanzie del Comune, che il presidente Leonardo Soldi del centrodestra ha annunciato di voler convocare d'urgenza e in cui il CDA del Pecci è chiamato a chiarire molti punti sulla tenuta dei conti e sull'accordo extragiudiziale che sarebbe stato trovato con l'ex direttrice Cristiana Perrella, che ha presentato causa di lavoro. Lo stato di agitazione proclamato oggi dal via anche una serie di manifestazioni e presidi che saranno comunicati nei prossimi giorni. Non si esclude nulla. I momenti di tensione stamani davanti al presidio fisso dei lavoratori, al magazzino di distribuzione dei prodotti di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio. Le forze dell'ordine sono intervenute per sgomberare appunto il presidio. È uno sgombero che i Sicobas, che appoggiano lo sciopero, hanno definito vergognoso. Dopo sei ore di mediazione, presenti anche il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, e il consigliere politico del presidente della regione, Valerio Fabiani, è stato trovato un compromesso. I lavoratori non staranno più di fronte ai cancelli, ma dall'altro lato della strada in forma di manifestazione autorizzata. E ci sarà un nuovo ponte che unirà Signa e Lastra a Signa. La prima pietra verrà posata fra sette mesi. L'obiettivo è far finire le code interminabili al semaforo. Cittadini e automobilisti potranno finalmente tirare un respiro di sollievo. Le interminabili code al semaforo tra Lastra Signa e Signa per poter passare da un comune a un altro saranno solo un vecchio ricordo grazie al progetto approvato del nuovo ponte sull'Arno, i cui lavori partiranno tra circa sette mesi. La Regione ha aggiudicato i lavori a un gruppo di imprese locali. L'opera è già finanziata per un importo totale di 71,5 milioni di euro. Abbiamo fatto una gara sul progetto preliminare e abbiamo assegnato e aggiudicato, si chiama tecnicamente aggiudicazione provvisoria, al raggruppamento di imprese che è risultato vincitrice. Quindi il percorso prevede ora alcune verifiche tecniche, ma c'è già il progetto definitivo. Poi il raggruppamento di imprese dovrà redigere il progetto esecutivo. L'inizio dei lavori previsto nel 2024, la conclusione entro il 2028. Il nuovo ponte sull'Arno e i relativi collegamenti viari tra lo svincolo della Fipili di Lastra Signa e Signa costituiscono un'opera strategica a livello regionale, migliorando la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico. Annesso all'opera anche un percorso ciclopedonale di collegamento tra il parco fluviale di Lastra Signa e il parco dei Renai. Prevista anche la realizzazione di una cassa di espansione per ridurre sensibilmente il rischio idraulico e poi aree di compensazione ambientale. Molto importante già oggi, nel momento in cui questo è il ponte sull'Arno, ma è in corso di costruzione un'altra direzione regionale, il ponte sul Bisenzio, è evidente che fra Lastra Signa e Signa si entra in una logica di comunicazione che sviluppa i due passaggi sui fiumi e ridà anche una veste molto più funzionale. Noi stiamo concordando con Fitto il nuovo FSC, le nuove ripartizioni di fondo di sviluppo e coesione. Nelle nuove programmazioni noi metteremo questi 25 milioni per gli assi che ci portano fino a Prato.
e un turista tedesco di 22 anni nella notte è salito sulla fontana del Nettuno, ecco, lo vedete qui nella foto, meglio conosciuta come il Biancone, si trova in Piazza della Signoria a Firenze, e l'uomo voleva farsi un selfie ma ha finito per danneggiare il monumento. In particolare è stata danneggiata, come spiega Palazzo Vecchio, la zampa anteriore destra del cavallo e anche la zona superiore del carro. Il danno è stato stimato dai tecnici del comune in circa 5.000 euro. Il 22enne è stato identificato e rintracciato grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza ed è stato denunciato. Ora, come ha detto il sindaco Nardella, pagherà una multa salata. Parliamo sempre di arte, ma questa volta non per i danni, perché Gli Ubulin, l'uomo invisibile, è in mostra a Firenze. In foto le sue performance mimetiche tra le piazze e i monumenti della città. Hiding in Florence è la mostra personale dell'artista cinese Liu Bolin, fino al 18 settembre alla Sala d'Arme di Palazzo Vecchio di Firenze. Bolin è conosciuto per le sue performance mimetiche. Definito l'uomo invisibile, ha fatto del camouflage il suo tratto distintivo. Rimanendo immobile come una scultura vivente, fonde perfettamente, grazie a un accurato body painting, il suo corpo con il contesto alle sue spalle e poi si fa fotografare. È un modo per riscoprire anche la città di Firenze e l'arte italiana e far conoscere a coloro che non conoscono la mia arte quella che io conosco di Firenze e d'Italia. Nel progetto fiorentino sono state coinvolte le maggiori istituzioni storiche e culturali come Piazza della Signoria, le Gallerie degli Uffizi, la Biblioteca Marucelliana e lo stesso Palazzo Vecchio. Ma Hiding in Florence fa parte del più ampio progetto Hiding in Italy. Firenze è una tappa, come dire, irrinunciabile per qualsiasi viaggiatore, per qualsiasi persona che vuole conoscere quella che è stata l'origine dell'arte e della cultura occidentale. Ma secondo me c'è ancora un motivo più nascosto e forse anche più intimo, vale a dire quella di ritornare alle origini di un lavoro che è, come dire, l'uso di quella che è l'asse prospettico. La mostra permetterà anche di vedere i segreti del backstage attraverso le riprese realizzate durante la costruzione degli scatti. La mostra è a ingresso libero. E saranno gli ultimi concerti stasera e domani in Piazza Duomo per il Festival Settembre Prato e Spettacolo. Con il concerto degli Editors, che ieri ha portato un tocco internazionale in Piazza Duomo a Prato, si avvia alla conclusione il calendario dei concerti in centro storico del Festival Settembre Prato e Spettacolo, che poi si sposterà a Villa Guicciardini in Val di Bisenzio per le ultime due date. Stasera tocca uno dei mostri sacri della musica italiana, Edoardo Bennato, salire sul palco di Piazza Duomo. Si tratta del quinto appuntamento dopo quello d'esordio con gli Articolo 31, che ha entusiasmato il pubblico pratese, quello doppio di Silvestri e Bugo, la serata con Panariello e Masini e appunto quello con la band inglese degli Editors, capitanata dal carismatico frontman Tom Smith. Dopo Bennato, il programma in Piazza Duomo del Festival prevede l'ultimo atto con il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato, che domani, diretta da Jonathan Webb, festeggerà il settembre cittadino con il consueto spettacolo ad ingresso libero. Per farlo quest'anno ha scelto due pietre miliari nella storia della civiltà, due tra le partiture più note del repertorio sinfonico, il flauto magico di Mozart e la quinta sinfonia di Beethoven. Era questa l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che alle 21.30 su Toscana TV andrà in onda il film Affondate la Bismarck.